Buongiorno a tutti e benvenuti nel salotto di Bocca in Libreria, Ricostruire senza sosta la speranza, una manifestazione promossa e patrocinata dalla Libreria Bocca e dal Comune di Milano, attiva ormai dal 14 di settembre. Ricordo a tutti che tutti i video, gli incontri, i dibattiti con la cultura sono tutti disponibili e scaricabili sulla pagina YouTube della Libreria Bocca 1775, e siamo a qualcosa come quota 360-370. In collaborazione con La Vita Felice, ringrazio a questo punto Gerardo Mastrullo e Diana Battaggio, abbiamo in collegamento da Monopoli Maria Grazia Palazzo. Ciao Maria Grazia, Buongiorno, benvenuta. buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Giorgio. Allora, Maria Grazia, tu a luglio hai scritto un libro di poesie, edito con La Vita Felice, Toto Corde. Tu sei un avvocato, hai momentaneamente, ti sei presa quello che verrebbe in gergo detto l'anno sabbatico, ora insegni alle scuole, religione. Parlaci un po' di te, del tuo personaggio, di come arriviamo a Monopoli in questo periodo un po' drammatico per tutto il paese e per tutto il mondo, e poi entrato nello specifico del tuo volume di poesie edito con Gerardo Mastrullo, La Vita Felice di Milano. Grazie Gerardo di questa possibilità, ringrazio la Libreria Bocca e naturalmente la mia casa editrice che ha appunto pubblicato questo quarto lavoro in poesia. E sono nata in Valle d'Itria, in provincia di Taranto, e vivo dal 2006 qui a Monopoli, che è una ridente cittadina sul mare. Qui si sono, diciamo, rotte le acque della poesia alcuni anni fa e insomma, da allora cerco ogni tanto di ascoltare questa voce che sicuramente mi ha chiamato anche ad un cambiamento di pelle, perché mi sono dedicata per oltre 20 anni totalmente alla libera professione, a Martina Franca, però avvertivo che avevo bisogno di recuperare degli spazi anche di tempo che non avevo per la scrittura. E quindi niente, volevo organizzare anche una vita di tipo familiare diversa. Sono mamma adottiva di un bimbo indiano e sono cominciati alcuni viaggi che mi hanno occupato per molti anni e che mi portavano via dal territorio dove vivo. E anche questo un po' contribuiva, diciamo, a rafforzare l'idea che dovessi cambiare pelle. E questa seconda laurea, diciamo, in scienze religiose mi ha permesso anche di conoscere un po' l'Oriente. E anche altri tipi di punti di vista, non solo giuridico, ma anche appunto religioso. E Toto Corde è questo testo che è nato dopo alcuni anni dall'arrivo di Amit, e che secondo me un po' rappresenta un cambio di marcia nella mia scrittura, perché ha richiesto un po' la tessitura di fili sommersi e la pacificazione anche con la memoria, intesa insomma in senso lato, la memoria che poi è un po' anche senz'altro, insomma, quel travaso di vissuto che dobbiamo intendere non tanto in senso appunto prosaico, quanto come accadimento dinamico che motiva anche la scrittura, no? Certo, io ho avuto un po' di problemi, è andata via la. No, tu tranquilla, non è andata via il tuo Scusa audio, è la andata presenza. via la pagina Facebook dove era presente, la pagina internet dove era presente la copertina del libro, e quindi così. Allora, ascolta, io volevo chiederti una cosa: come hai vissuto quest'estate l'arrivo durante il periodo estivo di tanta gente nei vostri lidi? In concomitanza poi con la pandemia. Certo, dopo il primo, insomma, lockdown non è stato, diciamo, è stato bello il fatto di poter ricominciare a vivere in qualche modo, però certamente, insomma, si aveva anche un po' di paura per questo improvviso cambio di marcia e per il fatto che queste appunto località poi sono luogo di colonizzazione turistica anche massiva. Diciamo che il vantaggio di questa zona è che offre piccoli lidi e molta scogliera, per cui io personalmente ho fatto poco mare quest'anno, sono andata in collina, in una casetta in collina a fare un po' di villeggiatura, ma
quando siamo andati al mare, ecco, abbiamo preferito luoghi un po' selvatici e quindi la scogliera sicuramente per fare dei tuffi, per stare un po' anche nel distanziamento, come dire, opportuno, perché è chiaro che con questo virus non si scherza, no? E quindi da una parte, ecco, sono stata felice di vedere gente che si muoveva, anche perché Monopoli è anche una meravigliosa, diciamo, biblioteca modernamente concepita, quindi con degli spazi molto ampi, delle vetrate grandi sul mare, e poi ci sono tanti siti di carattere, insomma, culturale, di interesse artistico, quindi sono stata felice che appunto la gente sia venuta a farci visita, ma d'altra parte a sentire, insomma, gli abitanti del centro storico, del borgo, so anche che è stato un momento un po' duro per, insomma, dal parcheggio alla semplice passeggiatina notturna. Nella tua biografia si legge che le acque della poesia si sono rotte nel 2006 a Monopoli. Raccontaci un po' il rapporto tuo con la poesia. E poi non è ovviamente il primo libro che fai, hai partecipato a delle rassegne poetiche, tra cui Azimut di Lieto Colle. Quindi un po' quello che è il rapporto tra te e la poesia. Cerco di essere sintetica. La poesia sicuramente è una passione antica per me, però sì, come dicevi tu bene, si sono rotte le acque della poesia qui e forse non è stato un caso. Il contatto con il mare e con una popolazione certamente che per una, diciamo, vocazione proprio culturale, prima che insomma turistica, insomma, ha vissuto eventi anche della storia legati appunto a sbarchi, a attraversamenti, ha favorito anche l'incontro con altri artisti. Comunque, ecco, la Puglia da qualche anno vive una stagione abbastanza felice dal punto di vista della vivacità del panorama artistico e culturale, quindi il mio rapporto con la poesia è un rapporto vitale che parte anzitutto dalla lettura, dalla passione per la lettura. Perché io non credo che ci possa essere nessuno che scriva che non abbia prima questo rapporto quasi compulsivo con la lettura. Ecco, dico compulsivo perché sono un po' caotica nelle mie letture, quindi ci sono degli attraversamenti differenti e mi nutro non solo di poesia. E per quanto riguarda invece proprio l'azione poetica, ho partecipato certamente a tanti reading, a tanti momenti che ho anche organizzato io stessa. E, diciamo che la prima casa editrice con cui mi sono interfacciata è stata Lieto Colle, poi c'è stata Terra d'Ulivi, che è una casa editrice pugliese. Poi ho pubblicato con Stefano Donno, con I quaderni del bardo, ed è stato in quell'occasione che ho conosciuto proprio Diana Battaggia, che pensate era prefatrice del testo Andromeda, un testo un po' battagliero che pescava un po' nel mito e però voleva in qualche modo interrogarsi e rivisitare l'immaginario collettivo. E non so se ho risposto correttamente e sinteticamente alla tua domanda. Voglio dire, la tua vita e sulle tue esperienze. Ascolta, tra i vari corsi istituzionali che tu hai seguito, mi interessa avere qualche delucidazione sulla didattica dei diritti delle differenze. E vedo che tu nella tua biografia addirittura lo metti in eretto, quindi per te è sicuramente una tappa che consideri fondamentale nella tua promozione. Sì, grazie Giorgio per questa tua domanda. Effettivamente sì, hai visto bene. Questa è una ricerca che io inconsciamente all'inizio, ma poi sempre più consapevolmente, ho intrapreso. Cioè mi sono resa conto che tutto il portato giuridico, culturale, teologico e persino poetico di questi 2000 anni di storia, di cui certamente non siamo conoscitori fini, ma che in qualche modo abbiamo ereditato, hanno avuto una ricaduta nelle nostre prassi sociali, nelle nostre scelte lavorative, persino negli assetti delle nostre vite private. E quindi mi sono interrogata sul un modo in cui attrezzarci per leggere la realtà dal punto di vista di differenti appunto occhi e con differenti orecchie, perché
Lo stesso messaggio detto da me o da te può assumere connotazioni appunto legate alla nostra esistenza, alla nostra esperienza. E quindi questo processo esperienziale, mentale, culturale, ma anche performativo, perché dentro c'è anche la poesia, che ho chiamato appunto ermeneutica delle differenze, è un processo che riguarda la vita stessa, le relazioni, come ci situiamo nelle relazioni, anzitutto con noi stessi, poi con gli altri, perché anche la parola data, il potere di dire la parola, vedi, oggi ho la possibilità di parlare attraverso la libreria a bocca e per me è una grande opportunità, perché non è sempre semplice potersi esprimere e poter raggiungere anche persone che non conosciamo. Io credo molto nella contaminazione culturale e artistica e quindi per me il punto di vista differente è ricchezza. Non ho paura del figlio indiano che magari, ecco, ha più una cultura orientale, ha più una cultura e mi devo anzi attrezzare per non, perché non è una tabula rasa, nessuno di noi è una tabula rasa, no? E E questo è un concetto importante. mi verrebbe da dire che la tua contaminazione è anche umana, perché poi nel 2014 tu sei diventata mamma di Amit. Parlaci un po' anche di questa esperienza e di questa scelta, ovviamente familiare, che poi secondo me ritroveremo anche nei tuoi versi poetici, poi dopo ci concentriamo appunto sulla poesia. Dunque, questo evento dell'arrivo di Amit nella nostra vita, che è stato certamente desiderato, perché personalmente io non ho mai desiderato un figlio fino a che non ho incontrato Giuseppe, con cui ho vissuto alcuni anni insieme, poi mi sono sposata prima al comune e dopo alcuni anni anche, insomma, ho fatto anche il rito religioso. E desideravamo un figlio che non giungeva, dopo tanti anche, insomma, indagini, non giungeva, non si capiva perché. E quindi, siccome Giuseppe è un viaggiatore, ha fatto tanti viaggi con avventure nel mondo ed è un informatico, si occupa di elaborazione di immagini da satellite, lui c'era già stato in India, quando gli proposi a Giuseppe questa cosa dell'adozione, lui fu subito entusiasta, per cui insieme a tutte le pratiche che si fanno quando un maschio e una femmina ormai adulti decidono di avere un figlio e non arriva a suo figlio, facciamo pure la pratica per l'adozione, insomma. Amit è arrivato come un, non lo so, non so come dire, come un dono di Babbo Natale o di Gesù Bambino, vedete voi cosa. Ed è arrivato, che aveva già 6 anni e mezzo, un vissuto anche bello tosto, un fascicoletto dove c'era scritto poco o niente. Ed è stato veramente una folgorazione. Io sono sempre più convinta che sono solo percorsi legati all'amore, all'umano che generano vita, quindi il dato biologico non basta, non ci spiegheremo altrimenti tante violenze tra di noi, nelle famiglie, nelle relazioni umane, nei rapporti di lavoro, violenze non solo fisiche. Laddove non c'è appunto relazione, ascolto e rispetto, non ci può essere generazione di alcun tipo di vita, neanche artistica. Non so se sei d'accordo, Giorgio, su questo. Sposo perfettamente questa tesi. Ascolta, sicuramente Amita adesso farà parte del tuo immaginario, soprattutto di ispirazione per la tua poesia. C'è una poesia che tu hai scritto in attesa di Amita, con l'arrivo di Amita? C'è una poesia che ti ricordi e che ci puoi leggere o la conosci a memoria? Non ho dedicato, diciamo, in questo testo delle poesie specifiche ad Amit, è cambiato il mio punto di vista rispetto alla poesia, come dicevo prima. Comunque, in una precedente pubblicazione con un'altra casa editrice, sì, gli ho dedicato sicuramente più di un testo. Quello che io penso che lui abbia cambiato in me, anche nella mia percezione, per quanto riguarda appunto la scrittura poetica, è proprio questo guardare anche con quello che si dice il terzo occhio, no? Cioè Esatto. un terzo occhio che ci permette di congiungere la mente al cuore. E quindi questo ci aiuta a volte a togliere tutto quello che è superfluità, tutto quello che non ci serve quando percepiamo gli altri come pericolo, come minaccia, e a guardarci anche laddove l'occhio biologico non giunge, no?
Giusto. Allora, Maria Grazia, portaci all'interno del libro scegliendo quelle che secondo te sono due, tre, adesso io non so la lunghezza delle Va poesie, bene. se sono anche brevi, anche di più, quelle che sono più rappresentative di questa raccolta poetica. Va bene. Allora, Secondo intanto, te. E poi l'altra mostro. domanda è questa, aspetta un secondo, l'altra domanda è Sì. questa. Visto che di poeti ne ho incontrati veramente tanti, direi qualche migliaio ormai in diversi anni, tu sei della fazione che gli piace leggere le proprie poesie o di quella che preferisce che le proprie poesie vengano lette da altri? No, io amo leggere le mie poesie e penso che sia importante ascoltare la voce del poeta perché rivela tanto. La poesia nasce prima di tutto come poesia orale, quindi io non sono però una che fa gli slam, le competizioni, no, sono una che partecipa ai reading, mi piace molto il teatro e quindi per me la voce è una corda che deve vibrare prima ancora del segno visibile sulla carta. Fantastico. Chi ci sarà a soppesare gli sguardi non pervenuti, l'orrore, la conquista di ologrammi da galleggianti maschere e legni, forse una radicale solitudine? Qualcuno ci vedrà per ciò che siamo, pronuncerà parole brevi, soffiate vibrazioni psichedelizzate, nell'arresto e fluire del sangue in vene azzurre, delicate, incarnate all'alba del ricordare. Riuscirà in un improvviso cipiglio a smuovere basse e alte maree? Chi è che soffia dentro, declinando eleganti brevità col suo strumento, con le dita in un crescendo aspro di fiati, penetrando corpi sonori, disseppelliti altrove? Analfabeta è l'incontro di insaziati pianeti nel tamagotchi cruento di un gioco controtempo. Questa poesia l'ho dedicata a Simone Franco, un amico attore che stimo molto e a cui voglio molto bene, che in una mia precedente vita forse ho conosciuto perché quando compie le sue azioni performative, davvero a proposito di voce e di poesia, è una persona che riesce proprio a farti contattare con la parte più bella, più straordinaria, no? Che ognuno di noi cela dentro di sé. Prima di leggere magari un'altra poesia, voglio mostrare la copertina del libro che tu prima giustamente hai mostrato, per dire che In questo, piccolo, non l'ho sì, trovato questo, grande. no, vabbè, provo a fare così, guarda, è un disegno di Amit con acrilici su tela, perché durante il lockdown Amit ha un grande dono, che è quello di disegnare e dipingere. E io lo incoraggio molto perché vedo che il gesto creativo gli fa bene. È stato scelto appunto tra i suoi lavori per la copertina. E come vedete, il lockdown, il primo lockdown è stato drammatico, non che questo secondo lo sia meno, rappresenta una specie di primavera. Una specie di primavera, io non riesco mai a inquadrare il libro Va che. bene, beh, perfetto, era giusto. Dunque, ve ne leggo un'altra. Questa è, diciamo, l'incipit proprio del testo di Toto Corde. C'è una postfazione che spiega un po' meglio il tema della memoria e fa così. 100 volte partorita e 1.000 volte morta, con una chiave arrugginita e storta, residuo di vernice sopra una porta senza serratura. Nel carapace di spoglie madri, il sole che matura farina e vermi coi denti nel morso di grecale, di una memoria avida di carezze, di ciglia nere, di sorrisi, in un riverbero di onde, si impigliano a reti dissepolte fuochi d'artificio, fluttuante fuoco memoria di una trama in forma di conchiglia, lisa, sublimata materia. Dove vi siete rifugiate, altre me? Sconosciute, riflesse nel passaggio segreto allo specchio, in un battito prima di svanire. Vi cerco in mare aperto, ormai allo stremo delle forze, caparbiamente, allo stremo delle forze, per non dover morire, cercando approdo o nuovo abbandono.
Devo dire, sono molto interessanti. E poi anche questa seconda poesia ricorrente comunque il mare, l'acqua, Che è un dove. elemento vitale, un elemento. I più grandi poeti l'hanno cantato questo tema, e adesso tra i poeti viventi mi viene in mente Giuseppe Conte, che ha, insomma, ha dedicato anche un testo a questo suo amico mare, no? Ma insomma, ai più grandi poeti, dalla Grecia ai giorni nostri, il mare non ci stanchiamo mai di guardarlo, di scrutarne l'orizzonte, di anche temerlo. E di comprendere che questo globo terracqueo nel quale viviamo, appunto, è fatto per comunicare attraverso l'acqua, e le più grandi civiltà si sono incontrate, e quindi non possiamo fare a meno di questo elemento anche nella nostra creatività. Tu sei tra i pochi privilegiati su 2000 e rotti chilometri di coste italiane che vive di fronte al mare, o sei un pochino più sull'entroterra? No, io sono proprio sul mare, anche se Monopoli anche è una collina importante, è un entroterra interessante, pieno di distese di uliveti, però ecco, la Puglia è sottile e lunga e quindi gode almeno per un versante di tutto, insomma, il lato Adriatico, e quindi è popolatissima la costa pugliese. Sono comunque sulla costa, cioè io Allora, se scendo da casa. se riesci, anche per far vedere altre cose, perché tanto una panoramica sulla tua persona e sul fatto che tu sia una scrittrice, mi piacerebbe che tu mi leggessi una poesia del libro Da Dove, che è quello dedicato a tuo figlio. E poi nella tua biografia mi piace questa cosa che scrivi del quotidiano e extra quotidiano. Cosa intendi per l'extra quotidiano? L'extra quotidiano è tutto quanto non attiene al disbrigo di incombenze, di faccende, di adempimenti, tutto quello che noi facciamo dalla mattina alla sera per vivere. Ci alziamo, ci laviamo, ci vestiamo, andiamo al lavoro, facciamo la spesa, cuciniamo, prendiamo la macchina, andiamo. Insomma, le cose che stai facendo anche tu adesso, no? Stai parlando con me, anche questa diciamo, lo fai sicuramente con grande passione e professionalità, però è anche un'incombenza quotidiana. Però attraverso la poesia, i volti delle persone che incontri, sicuramente viaggi e quindi fai viaggiare Lo anche tu. consideri extra? No, io avevo capito, cioè, l'avevo immaginato così, che l'extra quotidiano è tutto quello che non previsto il giorno prima ti capita il giorno in Anche, cui vivi. però tutto quello che non ti capita, bisogna farlo capitare, cioè per me l'extra quotidiano è anche andarsi a cercare il momento per farsi, che ne so, dico una cosa banale, lo spritz per uscire e andare a fare una passeggiata nel bosco, piuttosto È che. la divagazione, è il prendersi Assolutamente. un attimo per sé. Quindi l'extra quotidiano è un tempo per se stessi. Per se stessi, per stare con gli altri, per stare nel silenzio, per stare nel casotto, insomma, comunque è necessario. E per Riusciamo a leggere qualche poesia di Da Dove, o ti metto allora, in difficoltà? mi metti in difficoltà per una semplice ragione. È una prosa poetica molto intima che, diciamo, potrei anche leggerti, ma è la storia di un bambino, che aveva un nome e adesso ne ha un altro. E che si trova improvvisamente solo dinanzi ad una grande stazione ferroviaria, quella di Delhi. Non so se tu hai visto il film Il ritorno a casa, Sì, Lion, quello del. Sì, Lion, più o sì. meno il Non primo l'ho tempo. visto, non l'ho visto, però ho capito di che film stai parlando, di questo ragazzo che si perde e ritrova, poi mi sembra i familiari dopo diversi anni, Sì. rimane sul treno e poi dopo diversi anni riesce a ritrovare. Ho cercato attraverso questa prosa poetica di ricostruire un fotogramma, perché quando accadono questi abbandoni, i bambini per autodifesa, questo è un processo psichico che avviene, scotomizzano, cioè rimuovono. È come se una parte della memoria venisse oscurata. È talmente doloroso l'evento dell'abbandono, e tra l'altro non si sa nulla dell'abbandono, quasi mai si riesce a ricostruire. Perché la prima cosa che si fa quando un bambino si perde è cercare di restituirlo alla famiglia biologica, alla famiglia di provenienza, come è giusto che sia. Immaginiamo in un paese come l'India, dove ogni giorno si perdono più di 100 bambini, che cosa accade? Sicuramente ci sono Ecco. delle. Insomma, cioè, e quindi questa prosa poetica la si può trovare nel magazzino online di Spagine. Che è appunto un lavoro che Mauro Marino a Lecce fa con
insomma, la sua diuturna attività col Fondo Verri, con altri amici della poesia, lo si può trovare online e lo si può, insomma, si può accedere. È un testo forte. Per andarlo a prendere dovrei fare adesso una ricerca No, no, online, tranquilla, sì, oppure mi ho allontanerei da capito. te e quindi non potrei, come No, dire. no, vabbè, adesso faccio vedere la copertina che purtroppo non posso aprire, vediamo Sì, insieme. bravissimo, Faccio bravissimo. vedere Però la copertina perché se cerco di aprirla mi apre una pagina che non mi consente di sfogliare, però per far vedere la copertina che ci sta seguendo, da dove, spagine, e vabbè, non c'eravamo preparati, è il bello della diretta, non c'eravamo preparati ma perché... forse è anche bello così, perché Esatto. chi vuole, chi desidera per un attimo avere gli occhi di un bambino, appunto, che vive un evento di questo tipo, può immaginare anche la gioia che si può provare in una nuova rinascita, no? Perché si può nascere tante volte nella nostra vita, quando ci accadono fatti drammatici, luttuosi o traumi, perdite. Insomma, la nostra vita è piena di cose belle, ma anche di cose difficili da gestire. E io sono convinta che anche dai disastri, ci si possa rialzare. Infatti, tant'è che anche il mio salotto di incontri è proprio dato da una frase di Neruda, ricostruire senza sosta la speranza, perché Ottimo. edificando nell'immaginario collettivo questo palazzo di speranza, nella vita, basta che ci sia la vita, si può sempre riuscire ad andare avanti. Ovviamente Assolutamente sì, Giorgio. circondandosi sempre di positività. Ma ragazzi, io ti ringrazio, tu sei un personaggio molto interessante, poi sei fortunata davanti a te, il mare, qui che c'è oggi a Milano piove, Piove, tutto piove, piove anche purtroppo, qui. però un po' di speranza ce l'hai regalata anche te. C'è un Grazie. messaggio, visto che tu comunque sei anche nella sezione insegnante, quindi sei a contatto con i giovani, a singhiozzo quest'anno, perché a volte si va, a volte non si va, poi si Certo. vedono online. C'è un messaggio che ti senti di lanciare per quest'anno un po' particolare? Sì, il messaggio che mi sento di condividere, penso, ecco, è un messaggio semplice. Oggettivamente stiamo vivendo un momento che è unico nella nostra storia, penso ce lo ricorderemo e se lo ricorderanno di più i giovanissimi, che sono stati privati di quella che è quel momento felice, un po' anche spensierato, se posso dire, no? Della preadolescenza, dell'adolescenza, in cui ci si mette in gioco anche con il corpo, perché ci si invaghisce, si vuole stare con gli amici, sono le prime esperienze anche di sé. Ecco, io quello che mi sento di dire è che presto, se saremo bravi a non nuocerci e quindi a rispettare le regole di buon senso, non a smettere di vivere, ma a vivere adesso con questi strumenti che sono non dei palliativi, ma sono degli esperimenti di prossimità, no? Non posso venire a Milano, ma grazie a questo strumento posso parlare con te. E questo non è poco. Non posso presentare il testo, ma posso leggerne una poesia e questo non è poco. Anche nella scuola funziona così. Non è questa la realtà. La realtà è la scuola in presenza e anche, no, gli incontri in presenza, però è una realtà adesso temporanea che dobbiamo comunque accogliere nella misura in cui ci fa star bene, senza eccedere, perché io credo che poi abbiamo anche bisogno di riposare, no, dagli strumenti tecnologici. Ti assicuro, Maria Grazia, che anche dai commenti che sono arrivati è venuta fuori una parte della tua umanità che devo dire è bella, è proprio bella. Sei una bella persona e una bella umanità e l'hai trasmessa in questa mezz'ora. Sei riuscita a trasmetterla. Ti voglio trovare preparato un'altra volta. C'è la poesia che hai scritto in questo periodo? Ho scritto molti testi, non in maniera, ecco, in maniera un po' frammentaria. Nel primo lockdown ho scritto un testo più di prosa, che appunto mi ha accompagnata fino al 5 maggio. L'ho fatto morire lì il testo, ma ci devo ancora lavorare sopra e devo ancora cercare un editore, perché non è un diario, è una specie di memoriale critico su tutta una serie di avvenimenti che... Per quanto riguarda la poesia, io diciamo sì, ho parecchio materiale su cui lavorare. In generale, quando ho un'ispirazione o sento l'urgenza di scrivere, mi guardo bene dal
come dire, considerarla già un lavoro fatto, perché la scrittura richiede anche una disciplina, quindi penso che in questo processamento tra inconscio e conscio bisogna ricordarci che la poesia è il linguaggio e quindi al di là dei temi che trattiamo dobbiamo avere riguardo anche per quello che è il lavoro, no? Della poesia. Quindi non ti farò nessuna anticipazione, magari ti darò comunicazione se esce un nuovo testo. Allora, però volevo chiudere con i tuoi versi perché li trovo molto interessanti e molto belli. Allora, scegli una poesia di chiusura, così è un modo anche per salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, che hanno seguito questa diretta, Va e bene. chiudiamo in poesia. Ok, allora provo a cercare una poesia che possa appunto. Io intanto ricordo, mentre tu, Maria Grazia, ricerchi che io alle 13:30 non sarò in diretta sui canali social della Libreria Bocca, ma sarò intervistato via social da Paolo Linetti, quindi collegati alla pagina di Paolo Linetti e sarò in diretta anche da lì. E poi ci vediamo alle 16 con un altro volume. Hai Va trovato? bene, sì, ho trovato, vi leggerò la poesia che è stata scelta per la quarta di copertina, che si chiama proprio Totocorde. E poi bello in chiusura, E faccio bellissimo. tantissimi auguri, Giorgio, a te, alla libreria, a tutti gli amici della poesia e anche a quelli che si incuriosiranno della poesia, per cui fate un'opera non di carità, ma di umano coinvolgimento nel dare valore a quelle case editrici che ancora credono nella poesia. E ieri seguivo l'incontro che avete fatto con, mi pare fosse un architetto, insomma, ha creato. Fantastico, ma tu hai sentito che lui faceva parte della commissione istruzione di tutti i loro progetti, non hanno sentito niente, non hanno fatto un cazzo. Cioè, ma voglio dire, poi sono cose che io a mia figlia dicevo a febbraio dell'anno scorso e io non sono un genio, però No, ma che voglio dire, c'entra? Certo. è logica. Assolutamente, e ho apprezzato molto questo suo sguardo, no? Anche ecologico, che significa anche ecologia delle relazioni umane. E con questo io vi saluto e vi mando un abbraccio e l'augurio veramente di un buon Natale, di un anno, di un 2021 che ci veda impegnati nella ricostruire la speranza. Totocorde, nei piccoli gesti, risvegliare in noi i rizomi. Modificare il corso degli eventi, ridurre in frammenti passaggi di stato, segni inavvertiti, battiti minimi, precipitati nel paradosso di riso e pianto, sguardo e teatro. Con il corpo e la voce esposti a ogni intemperia, in una specie di caduta continua, antidiluviana, proviamo a praticare una sorte differente, a ponderare i controtempi della mente, dentro la vena lirica di un tempo, della resa e del vuoto. Grazie. Grazie Maria Grazia, buon proseguimento e di giornata Grazie. e alla prossima. Se È passi a stato Milano bello. ovviamente ci deve venire. Grazie della speranza che anche tu mi hai trasfuso col tuo sorriso. Grazie, ciao.